Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi è il 31 dicembre, ultimo giorno di questo 2021 e lo chiudo in bellezza perché vi mostro l'armadio nuovo della camera da letto. È arrivato il giorno della vigilia di Natale, la mattina della vigilia ci hanno montato l'armadio, ve l'ho già mostrato su Instagram, quindi se mi seguite in realtà l'avete già visto, però qui su YouTube oggi ve lo mostro più nel dettaglio, anche l'interno, vi faccio vedere come l'ho organizzato. È ancora praticamente vuoto, dobbiamo riempirlo, questo lo faremo nei prossimi giorni, però intanto ci tenevo a mostrarvelo perché ha cambiato totalmente la stanza. Prima di partire però vi mostro delle clip che ho registrato un po' di tempo fa, dove vi mostro la camera come era prima di avere l'armadio, così da poter vedere la differenza. Ovviamente non può mancare il tour di com'è adesso e di come diventerà. La nostra camera è abbastanza grande, ma è anche abbastanza vuota, avendo soltanto il letto e la cassettiera che abbiamo preso quando siamo venuti ad abitare qui momentaneamente per riempire la camera. Però adesso la cassettiera non è più abbastanza e quindi vogliamo allargarci con un armadio che andrà a riempire totalmente questa parete. Siete pronti? Ed eccolo qua, in tutto il suo splendore. Mi piace tantissimo come ci sta, ha riempito la parete che prima con la cassettiera misera che avevamo era molto molto vuota. Si vedeva che non era una stanza arredata, non era assolutamente completata, invece aggiungendo l'armadio ha già cambiato aspetto. Ho acceso le luci perché oggi c'è una giornata un po' grigia, un po' buia, e quindi per farvelo vedere meglio, anche se siamo in pieno giorno, le ho accese. L'armadio l'abbiamo scelto, come vi avevo anticipato, di metterlo su tutta la parete, che misura 4,36 m, e l'armadio è 4,33 m. Restano giusto qualche centimetro da questa parte e da questa parte, ma comunque diciamo che riempie tutta la parete, cosa che volevo fare assolutamente. L'abbiamo scelto color tortora, è un tortora chiaro, non volevo l'armadio bianco, visto che ho tutto bianco in casa, ci tenevo ad avere l'armadio leggermente colorato, quindi abbiamo scelto questo color tortora. L'anta è liscia, laccata, non ha le maniglie. Abbiamo scelto di non mettere le maniglie, ma di inserire la gola, che è questa, per avere un armadio ancora più minimal, lineare e pulito. Un'altra cosa che volevo assolutamente nell'armadio era la nicchia per contenere la televisione. Ho cercato un marchio che potesse realizzare un armadio come questo. In realtà ne ho trovati diversi, poi abbiamo optato per l'armadio marca Archimede, che appunto la predisposizione per inserire la televisione. In questo modo non dobbiamo mettere un'altra cassettiera per appoggiare la TV, perché è già incorporata nell'armadio. Tra l'altro trovo anche molto funzionale questo pannello, perché non resta fisso, ma premendo qui si apre, ruota, e qui dietro ci sono dei ripiani per poter sfruttare l'armadio anche dietro la televisione, quindi si sfrutta tutta la capienza nonostante appunto ci sia la predisposizione per la TV, e questo aspetto mi è piaciuto davvero molto. Subito sotto il pannello ci sono questi due vani a giorno. Noi al momento l'unica cosa che abbiamo inserito è il telecomando della TV, non penso di riempirlo troppo qui, magari metterò giusto un piccolo complemento d'arredo o una rivista di arredamento, qualche rivista, giusto per riempire un attimo, però sicuramente qui non metterò vestiti o cose di questo tipo. Ora vi mostro come abbiamo suddiviso l'armadio. In realtà l'armadio è diviso in quattro moduli, quindi c'è il primo che parte
dal lato di destra, quindi accanto alla finestra, e è il modulo leggermente più stretto, più piccolo rispetto agli altri. Ora non ricordo con esattezza quanto misura, mi pare sia sui 98 centimetri. Poi c'è il vano della televisione che è all'incirca 1 metro e poi ci sono gli altri due che sono uguali, che dovrebbero essere 1,10 m l'uno, più o meno. Comunque alla fine ho 4,30 m di armadio, quindi è bello grande e anche molto alto perché è alto 2,55 m. Infatti dovrò acquistare un gancio, un bastone da utilizzare per recuperare i vestiti quelli in alto, perché ogni volta non è che posso chiedere aiuto a stessi se non è a casa. Come vi ho detto prima, l'abbiamo scelto laccato opaco color tortora. Si poteva avere il vano della televisione, quindi questo che resta a giorno, di un altro colore, però noi abbiamo preferito fare tutto tono su tono. L'interno invece è diverso e l'abbiamo scelto color olmo chiaro, quindi effetto legno. Colore, diciamo, rovere, classico colore del legno chiaro. Faccio prima a fare così, almeno riesco a farvi vedere meglio. Allora, la prima parte, in realtà, là in alto manca un bastone appendiabiti uguale a questo. Si sono accorti nel montaggio che manca. In realtà ne mancano due, uno per qui e uno invece per questo vano. Appena arrivano, verranno poi a metterceli. In realtà, qui non abbiamo ancora deciso cosa mettere. Comunque, questo è il colore dell'interno, trovo sia molto molto bello e si abbina bene anche al color tortora dell'anta esterna. Poi c'è un ripiano e sotto invece l'abbiamo diviso in questo modo. Da una parte c'è il bastone appendiabiti, che abbiamo scelto di farlo più alto rispetto agli altri per sfruttare l'altezza e quindi andare a mettere le cose lunghe. Intanto ho messo questo, poi andrò ad aggiungere anche gli abiti lunghi, eleganti, quelli che ad esempio ho utilizzato ai matrimoni perché almeno non si piegano. Qui invece ci sono questi quattro ripiani e qui penso proprio di andare a mettere le borse oppure maglioni e magliette a maniche corte. Passando al secondo modulo dove c'è la TV, sopra la televisione c'è questo vano molto molto capiente, anche qui come vi ho detto manca il bastone, ora non si vede ma manca. In realtà qua pensavo di mettere piumoni, coperte invernali, quelle cose pesanti che fanno tanto volume, vorrei metterle tutte qui. Tra l'altro non vi ho detto, ma abbiamo scelto le ante a battente, non scorrevoli, visto che comunque lo spazio per aprire tutta l'anta c'è. E quindi ho preferito le ante a battenti e hanno anche la chiusura ammortizzata, quindi si chiudono da sole. Sotto la televisione invece ci sono due cassettoni, questi sono belli, belli grandi e capienti. Qui penso, però non lo so, pensavo di mettere la biancheria del letto in sostanza, quindi lenzuola e cose di questo tipo. Vediamo, anche perché comunque abbiamo anche la cabina armadio che continuiamo ad utilizzare, però non voglio più avere i cassetti come ho adesso in cabina armadio, tutti ammassati, pieni di cose, e per questo motivo abbiamo comunque deciso di inserire l'armadio in camera, sia per un livello di comodità, di spazio, perché avevamo comunque bisogno di avere un armadio bello capiente per contenere meglio i vestiti, biancheria del letto, biancheria del bagno, tappeti vari, eccetera, perché adesso sono tutti molto ammassati. E allo stesso tempo volevamo comunque completare la camera da letto, che in realtà non è finita qui con l'armadio, ma ne riparliamo poi con l'anno nuovo. Intanto questo è stato fatto. Comunque i cassettoni all'interno sono diversi rispetto all'interno degli altri moduli, ed è effetto tipo tessuto sempre a color tortora. E poi ci sono gli ultimi due moduli che sono uguali sia all'esterno come misura che all'interno. Li abbiamo organizzati nello stesso modo. E abbiamo nella prima parte ovviamente un bastone appendiabiti per mettere tutti i nostri vestiti. Poi c'è un ripiano, volendo sopra il ripiano possiamo aggiungere qualcos'altro, ma in realtà non lo vorrei fare.
Poi sotto ripiano c'è un altro bastone appendiabiti, l'altezza qui è leggermente più bassa rispetto a questa, infatti qui penso di mettere i miei maglioncini, camicette, cose di questo tipo, mentre i vestiti invece tenerli sopra perché altrimenti appoggiano poi sul ripiano. E poi c'è una cassettiera interna con due cassetti, queste a differenza di tutto il resto hanno la maniglia nera opaca come il colore dei bastoni appendiabiti. I cassetti qui a differenza degli altri cassettoni sono molto più piccolini in altezza, infatti qui penso di mettere tutto l'intimo, da una parte le mie cose e da questa parte invece quelle di Ste, anche perché qui abbiamo già iniziato a riempire con le cose di Ste. Ad esempio qui sotto abbiamo messo tutti i pantaloni. Ste preferisce avere i pantaloni appesi in questo modo che non nel cassetto, in cabina armadio li aveva nel cassetto, però effettivamente si stropicciano un pochettino di più, invece appesi così si mantengono sicuramente meglio e non si stropicciano. Quindi qua abbiamo messo tutti i suoi pantaloni e sopra abbiamo iniziato a mettere invece i suoi cappotti e giacche. Dobbiamo completare, ovviamente, come si può notare, però intanto la sua parte abbiamo iniziato a farla. E poi qui sotto, come dall'altra parte, appunto, ci sono i due cassettini e anche questi sono ancora vuoti. Però trovo che siano comodi appunto per organizzare l'intimo, calze e quant'altro. E nulla, questo è praticamente il nostro armadio, come l'abbiamo scelto. Ci sono stata dietro un po', devo essere sincera, ho fatto fare un po' di modifiche sull'armadio perché insomma volevo essere sicura di tutto. In realtà per quanto riguarda l'armadio non è finita qua, ci sono ancora un paio di modifiche che verranno fatte con l'anno nuovo, quindi poi ve ne parlerò nei prossimi video. Intanto ci tenevo a farvelo vedere, visto che l'ho mostrato su Instagram e mi avete scritto e chiesto di mostrarvi l'interno, farvi vedere insomma come lo abbiamo scelto più nel dettaglio, ci tenevo insomma a registrare questo video e pubblicarvelo il prima possibile. Poi un'altra aggiunta che abbiamo fatto è stata mettere questa lampada di Maison du Monde, che prima era sul soppalco al posto dell'albero di Natale. Adesso, essendoci l'albero di Natale ancora per poco, perché io penso che la settimana prossima andrò a togliere, credo di togliere tutte le decorazioni tra cui l'albero di Natale, e quindi in teoria la lampada dovrebbe tornare al suo posto su. Però devo dire che mi piace molto come ci sta, perché la sera poi quando andiamo a accenderla si crea una bella atmosfera in camera, non avendo al momento le abat-jour, comunque le lampade da comodino, perché le abbiamo tolte, una luce un po' più soft ci vuole, quindi abbiamo messo qui la lampada e forse la lascerò adesso, vediamo. L'ho accesa così da farvi vedere l'effetto. A me devo dire che piace molto come ci sta, anche perché questa parete comunque resta totalmente vuota. Il lato del letto invece non è cambiato, ci sono le stesse cose, gli stessi comodini e lo stesso letto, anche gli stessi posteri. Insomma, questa parete non è assolutamente cambiata. Qui l'unica cosa che abbiamo fatto appunto è stato inserire la lampada e poi la super novità, l'armadio, che ha proprio cambiato totalmente la camera. Fatemi sapere se ve lo aspettavate così, se avevate azzeccato la tipologia, il colore, perché in realtà vi ho raccontato un po' come lo volevamo, ma non sono mai entrata nei dettagli, quindi sapevate dell'armadio, sapevate che lo volevamo mettere su questa parete, sfruttare tutta la lunghezza della parete, però poi non sono mai entrata nel dettaglio sul modello e la tipologia di armadio, quindi fatemi sapere se appunto ve lo aspettavate così oppure immaginavate qualcosa di totalmente diverso. Io spero che il video vi sia stato di compagnia, se riesco lo pubblico già oggi, così chiudiamo appunto l'anno in bellezza. Vi auguro quindi un buon e felice anno nuovo, speriamo che sia meglio di quello appena passato, anche perché in questi ultimi giorni ho visto che stanno aumentando ancora i casi tantissimo. Quindi speriamo che con l'anno nuovo le cose vadano meglio, vi mando un grosso bacio, un abbraccio, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao e buon anno a tutti!